Sette palazzi storici di Ubibanca questa mattina hanno aperto le proprie porte alla cittadinanza per l'iniziativa Invito a Palazzo, tra questi anche Palazzo Albergotti in Corso Italia ad Arezzo. Questa è una pregevole attività e manifestazione che viene portata avanti dall'Associazione Bancaria Italiana da oramai 17 anni. È la volontà di aprire dei luoghi di lavoro e voler condividere il patrimonio artistico culturale appunto delle banche e farle, darne così in utilizzo in qualche modo alla clientela, a tutta la cittadinanza che tende a visitare questi luoghi e vedere le bellezze che appunto vengono costituite in questi luoghi. I cittadini hanno potuto così ammirare gli spazi interni del palazzo, dal salone Liberty illuminato dalle vetrate di Ascanio Pasquini alle sale storiche della dirigenza con le opere del maestro Carlo Pizzichini e gli ambienti che ospitano arredi di antiquariato e decorazioni realizzate nel dopoguerra da artigiani fiorentini e aretini. Presenti per l'occasione anche tutte le realtà sportive del territorio sostenute da Ubibanca. In concomitanza con la 17ª edizione di Invito a Palazzo, la Casa Museo Bruschi ha infine aperto le sue porte all'arte e alla rappresentazione contemporanea con il fuorimostra di Marina Abramovic Decliner, recentemente inaugurata a Palazzo Strozzi a Firenze. È una cosa veramente di grandissimo pregio, noi di Casa Bruschi ovviamente siamo orgogliosi di poter ospitare questa manifestazione e avere questa attività qui ad Arezzo.